innanzitutto un impegno personale, perché la vita con me è stata molto generosa e questo l'ho capito quando si affrontano dei grandi problemi. I problemi non vengono contro di noi, i problemi vengono a nostro favore, perché ci misuriamo con la consapevolezza di saperli accettare e di poterli trasformare. Io ho pensato che la stessa situazione che abbiamo vissuto un po' tutti potesse essere di aiuto a tante donne che sono state mie clienti, che erano affette di tumore al seno, e mi sono chiesto come si poteva, come avremmo potuto in un qualche modo elaborare questo dolore e renderlo utile soprattutto. È un'opera d'arte che viene trasferita su dei tessuti, viene trasferita su qualcosa che poi potrà servire per aiutare, diciamo. Assolutamente, un'opera d'arte che serve per aiutare, per sensibilizzare, è un'opera d'arte che si indossa, vestibile a tutti, cioè un'opera d'arte acquisibile a tutti, ma con un impegno pregno, no? Un impegno importante, che è quello di diffondere oltre che la prevenzione, ma la cura per se stessi. Questo avviene, il processo di Soul & T-shirt avviene durante una meditazione attiva con il mantra dell'Om, che è il suono primordiale dell'universo a cui tutti noi apparteniamo, e questo lascia andare le nostre emozioni, e queste emozioni sono portate su delle t-shirt da essere indossate. Qual è il pensiero dell'artista nel creare quell'oggetto che sa che diventerà qualcosa di positivo, ma soprattutto che aiuterà? Sentimento che si è una bella domanda questa. Sono sempre sentimenti altalenanti, ma c'è un punto di riferimento sostanziale, e che è la gratitudine. La gratitudine è il principio per far sì che le cose si evolvano sempre a nostro favore. Quindi grazie alla vita, grazie all'universo che ci mette di fronte a situazioni tali che noi non conosciamo. Io sono un artista e non so perché sono un artista, ho avuto questo dono e lo condivido con il resto dell'umanità.